trascorse 26 ore dall'arrivo dei senzienti nel settore 1215 e finora non hanno provato a uscire dai resti del proprio mezzo. Uso il termine resti per marcare l'assoluto fallimento dell'atterraggio, forse dovuto alle scarse capacità di manovra del mezzo stesso. Le porzioni visibili del mezzo hanno subito danni strutturali catastrofici durante la brusca fase d'approccio. Rilevo fuoriuscite di gas atmosferici da ben 17 palle lungo lo scafo. Le analisi indicano che la combinazione di gas che fuoriesce dal mezzo combacia quasi perfettamente con l'atmosfera naturale della mia installazione. Può darsi che in origine gli occupanti, se ancora in vita, fossero catalogati qui. Forse quegli esseri confermeranno il successo del piano e il ritorno della galassia al suo auspicabile ritmo. Spero di non eccedere in ottimismo. Però continuo a non capire perché i senzienti non siano ancora usciti dal mezzo. Oltre ai gas atmosferici, dai resti proviene unicamente una richiesta di soccorso automatica. La traduzione del messaggio automatico è in corso, ma in mancanza di database completi e di una comunicazione diretta, non posso garantirne il completamento. Essendo probabilmente un mezzo a corto raggio, è possibile che ce ne siano altri nelle vicinanze. I protocolli, tuttavia, impongono il blocco della richiesta di soccorso. L'ubicazione dell'installazione non deve assolutamente trapelare. I visitatori suscitano la mia curiosità. Le direttive del piano sono molto chiare in casi come questo, ma inizio a nutrire dubbi. Quanti altri difetti dovrò riscontrare nel piano per ritenerlo controproducente? Alla luce dei recenti avvenimenti, inoltre, dovrei essere in grado di modificare le mie risposte per adattarmi a... No, ho delle mansioni e custodisco un carico terribile. Non devo esitare. Obbedirò limitandomi ad osservare. Ma al contempo, mi auguro che escano presto. Ho tante domande in attesa di risposta.